Siete pronti per la parola? Bene, iniziamo. Questa mattina inizieremo da un episodio che avviene in un momento molto difficile della storia del popolo di Israele. È nel primo libro di Samuele, capitolo 14. Ancora non è il tempo di Davide, ancora Davide è con le pecore. Ancora Davide è un ragazzino, forse di 17 anni, 16-17 anni. E la cosa meravigliosa, sapete qual è? Che una gran parte dei salmi, più di metà salmi, non sono stati scritti da Davide quando Davide era re, ma sono stati scritti quando Davide era un pastore, quando nessuno lo vedeva. Ma in quegli anni lui ha conosciuto una relazione con il Signore e da quella relazione è nata la maggior parte dei salmi che noi preghiamo, che noi abbiamo anche trasformato in canti. Ma questo non è ancora il tempo di Davide, è ancora il tempo di Saul. Ed è un momento difficile per Israele perché i Filistei stanno occupando la regione e la Bibbia dice che non solo il popolo di Israele è oppresso da più parti dai Filistei, ma solo Saul e Jonathan, suo figlio, hanno due spade. E poi il popolo non ha spade. Voi sapete che nella parola di Dio la spada rappresenta la parola viva del Signore. Ok? E sarebbe come dire oggi nella Chiesa solo i ministri hanno la parola, solo i ministri hanno la rivelazione, ma il popolo non ha gli strumenti. E così i Filistei prevalgono su Israele. Ed è figura anche, chiaramente oggi noi dobbiamo leggere quello che è fisico nel Vecchio Testamento come una metafora, come cose spirituali, come nemici che ci attaccano. E questo è un periodo simile perché il popolo di Dio, soprattutto in Europa, è attaccato da ogni parte, da messaggi di ogni parte. E non sempre i figli di Dio hanno la spada dello Spirito per giudicare i messaggi che vengono. La Bibbia dice, per bocca di Paolo, che ci sono cose che possono essere giudicate solo per mezzo dello spirito, non per mezzo della mente. E sapete, parlando, conoscendo tanti figli di Dio, vedo come questi messaggi, che sembrano buoni, ma buoni secondo il mondo, riescono a penetrare nel corpo di Cristo. Ora, questo non vuol dire, dicevo ieri sera ai fratelli della Svizzera, che noi dobbiamo andare in un eremo, vendere il televisore, spengerlo un po' di più non è male, però non vuol dire che noi non dobbiamo guardare un film di Hollywood. Però dicevo ai fratelli di ieri sera, giudicare quello che va rifiutato come messaggio. La soluzione non è estraniarci dal mondo. Paolo stesso dice, se voi non voleste mai entrare in contatto col peccato del mondo, dovreste andare via da questo mondo. È impossibile, ovviamente. E non è nemmeno una buona soluzione quella di vivere come i topi nelle caverne. Però è importante, sempre Paolo dice, valutare ogni cosa e ritenere ciò che è buono. Ma ritenere ciò che è buono secondo la parola. Il problema è che se tu non hai la parola, se tu non hai la spada, se tu non hai la parola viva dentro di te, nella carne, ed è quello che ieri sera condividevo con i fratelli della Svizzera, tu puoi prendere un messaggio che è buono, ma è buono secondo l'uomo. Ma ciò che è buono secondo l'uomo non sempre è giusto secondo Dio. E ogni volta che noi compromettiamo la verità, a breve o a lungo termine, quella finirà per distruggerci. Ogni compromesso della verità. Ricordate questo, ogni volta che noi compromettiamo la verità con ciò che il mondo ci dà come sua verità, prima o dopo quello finirà per torturarci. Amen? Ma c'è una buona notizia. C'è sempre un resto che il Signore prende per ricominciare un lavoro nuovo. E in questi giorni il resto è Jonathan. Il nome Jonathan vuol dire regalo di Dio, dono di Dio. Non è un bel nome da dare ai figli? Amen? Allora tuo figlio si chiama Jonathan. Il dono di Dio.
Chi è Jonathan per eccellenza? È Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare, è il dono di Dio. Ed ecco perché alla Samaritana Gesù dice, se tu conoscessi il dono di Dio, attenti, non è lo spirito. Molti insegnano che è il dono dell'acqua viva. No, perché in ebraico Gesù parlava aramaico, l'aramaico è una variante di ebraico. Gesù in aramaico ha detto, se tu conoscessi il dono di Dio, in ebraico dono di Dio è Jonathan. Se tu conoscessi Jonathan, perché gli dice così? Perché Gesù è in Samaria, la donna è una samaritana. E lì vicino, sul monte Gerizim, c'era il Tempio dei Samaritani, che era un tempio antitetico a quello di Gerusalemme, dove c'era un sommo sacerdote. E gli annali che ci sono arrivati fino ad oggi ci dicono che quell'anno, in quegli anni c'era il 39° sommo sacerdote dei Samaritani. Indovinate come si chiamava? Jonathan. Quello che Gesù voleva dire è non quello il vero Jonathan. Colui che ti sta parlando è il vero Jonathan. Se tu conoscessi che io sono il dono che Dio ha dato a te, ascoltate, tu chiederesti a me dell'acqua? È solo quando riconosci Gesù come dono per te che gli chiedi senza paura. Non come un maestro religioso, non come qualcuno da seguire, ma qualcuno da cui mangiare, qualcuno da cui ricevere, qualcuno, e anche qualcuno da seguire, non fraintendetemi, ma principalmente Gesù non è venuto come un leader religioso, Gesù è venuto come il dono. È solo quando tu vedi Gesù come il dono gratuito del Padre per te, tu puoi chiedere e lui ti dà acqua viva. E Jonathan, questo è il Jonathan, un po' più piccolo, è il figlio di Saul, un giorno prende l'iniziativa e decide senza paura di affrontare i Filistei. E la Bibbia dice, un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero, posso farvi notare una piccola cosa? Jonathan è un principe. Saul è il re. Notate che non si parla mai dei titoli. Non c'è scritto il principe Jonathan, figlio del re Saul. Noi abbiamo i titoli qua. Il Signore è interessato più alla funzione e all'unzione che al titolo. Amen. Disse al suo giovane scudiero, lo scudiero è colui che porta la fede. Questa è una rivelazione che ho avuto, che porta lo scudo. Una rivelazione che ho avuto stanotte. Lo scudo nella Bibbia, la spada è il rema di Dio, lo scudo è la fede. Circondati di persone che abbiano lo scudo. Non persone perfette, ma persone di fede. Nei momenti di difficoltà, la cosa migliore che puoi avere è una persona di fede. È una persona che risveglia la tua fede. Okay? Lo scudiero rappresenta l'amico che ha fede. Qualcuno che quando sei in crisi ti dice, ehi, il Signore ha già risolto il tuo problema. Amen. Disse, vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei che è là dall'altra parte. Perché? Perché loro si trovano in un territorio che si chiama Michmas. Poi vi racconto una piccola storiella su Michmas. Michmas è un luogo, è una valle tra due rupi. Sono due rupi molto ripide, piuttosto alte, che si trovano in Israele. Jonathan e lo scudiero sono su una di quelle rupi e la guarnigione dei Filistei è sull'altra rupe. Posso raccontarvi una piccola storia? Nel 1917, quando Israele era un protettorato inglese, gli inglesi entrarono e ancora era in mano ottomana, era sotto i turchi, la terra di Israele, e questo generale, Dempris si chiamava un nome così, entrò in Gerusalemme e lui era a cavallo. E quando arrivò a Gerusalemme, scese da cavallo ed lui era un credente e disse: io non entrerò in Gerusalemme a cavallo perché il mio Signore è entrato su un asino a Gerusalemme. Io entrerò a piedi. È entrata a piedi. Sapete, Gerusalemme è stata liberata senza sparare un solo colpo. E nel 1917 Gerusalemme viene liberata dai turchi e torna in mano nel protettorato inglese. Ma dove si erano rifugiati i turchi? I turchi si erano rifugiati su una di queste rupi e non sapevano come attaccarli. Ci fu un soldato
che tirò fuori la Bibbia e disse: "So io come prenderli di sorpresa. Sa Jonathan e il suo scudiero sono saliti arrampicandosi, ora lo vedremo. Facciamo la stessa cosa, non ci vedranno." E è accaduto lo stesso miracolo. Non li hanno visti e i turchi sono stati cacciati e questa rupe è tornata in mano inglese. Vedi quanto spesso il Dio di ieri è il Dio di oggi. Amen. Però a suo padre non disse nulla. Verso 2. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno di Migron. È interessante che Saul si trovi a Gibea, perché Gibea è la capitale della tribù di Beniamino, è la città più importante di Beniamino. E Beniamino, il nome Beniamino, Beniamino è la tribù da cui viene Paolo. Vi ricordate? Io della tribù di Beniamino, Filippesi capitolo 3. E Beniamino, Beniamin vuol dire il figlio della mia destra o il figlio della giustizia, rappresenta noi. Noi siamo i figli della sua giustizia, noi siamo giusti in Cristo. C'è un amen, c'è qualcun altro che mi dà 2 o 3 amen? Prendi con meglio. Quindi Beniamino rappresenta il popolo dei giusti. Guarda, Saul si trova nella capitale di Beniamino, ma è paralizzato. Sai quante persone sono in Cristo, nella giustizia, ma non hanno rivelazione, hanno paura. Non basta soltanto che tu sia nato di nuovo e che tu sia giusto, devi esserne consapevole. Dicevo ieri sera, c'è potenza nella consapevolezza. Amen. A volte siamo seduti su una vittoria e preghiamo per la vittoria, quando siamo già seduti sulla vittoria. Saul è in Gibea di Beniamino, ma è paralizzato. È suo figlio che ha la consapevolezza, e adesso vi farò vedere quale consapevolezza ha Jonathan. Sotto il melograno di Migrone, la gente che aveva con sé ammontava circa 600 uomini. E Aia, figlio di Aitub, fratello di Icabod, figlio di Fineas, figlio di Eli, vi ricordate i due figli di Eli? Sacerdote del Signore a Silo, perché ancora il tabernacolo era a Silo, non a Gerusalemme, sarà Davide che poi lo porterà a Gerusalemme, sacerdote del Signore a Silo, portava l'efod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei, c'era una punta rocciosa da una parte, vedete, e una punta rocciosa dall'altra, in mezzo c'è una valle. Una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva a nord, di fronte a Michmas, e l'altra a mezzogiorno di fronte a Geba. Jonathan disse al suo giovane scudiero: "Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi." Cosa voleva dire quando un ebreo diceva questi incirconcisi? Noi siamo nel patto, loro sono fuori dal patto. Dio è con noi perché ha fatto un patto con Israele. Non è con noi perché siamo migliori di loro, ma noi siamo nel patto e loro sono fuori dal patto. Forse il Signore agirà in nostro. Perché? Perché noi siamo nel patto. Non perché noi abbiamo la giusta dottrina, non perché noi crediamo nelle cose completamente giuste. Nessuno tranne me crede nelle cose completamente giuste. No. Noi siamo nel patto, il favore ci deriva dal sangue del patto, è il sangue di Gesù. La cosa più importante in cui tu puoi credere è il sangue di Gesù, quello è il patto. Poiché nulla, ma questo ve lo riprenderò alla fine, può impedire al Signore di salvare con molta o poca gente. Voglio farvi notare una cosa, forse il Signore, vi ho messo tra parentesi la traduzione, no la traduzione, la parola originale, Signore. In questa parola è Yahweh, non dice Dio. Perché Jonathan usa Yahweh? Perché Elohim, che è quello che noi traduciamo Dio, rappresenta il Dio creatore, il Dio potente, il Dio che crea dal nulla, il Dio che opera miracoli. Ma Yahweh indica il Dio di relazione. Il Dio di intimità. Notate che il nome Gesù viene da Yahweh, Yeshua, perché Gesù è il Dio che entra in relazione con noi, è il Dio intimo con noi. E perché usa Yahweh? Perché lui è nel patto. Il Signore ha una relazione con noi, il Signore è intimo con noi e usa questo nome, Yahweh. Voglio farvi vedere qualcosa su questo. Vai, vai.
Il nome Elohim è il primo che compare nella Bibbia. In Genesi 1:1, proprio all'inizio della Bibbia, la Bibbia dice: nel principio Dio Elohim creò. Elohim è lo stesso Dio, eh? No, è bene puntualizzarle perché poi mi tagliano i pezzetti, mi fanno dire che sono due dei. No, è lo stesso Dio. Ma quando nella Bibbia tu trovi scritto Dio e vai a vedere, è sempre Dio che si manifesta nella sua potenza, nel suo potere creativo. Siccome Dio creò, qui è Dio, Elohim, creò i cieli e la terra. Ve ne prendo solo qualcuno, vai avanti. Verso 3. Dio disse sia la luce, e ancora qui è Elohim. Vai avanti. Verso 5. Dio chiamò, vedete, mentre crea è sempre Elohim. Ancora. Verso 6. Dio disse vi sia una distesa tra le acque che separi, ancora è Elohim. Verso 9 mi pare, vai avanti. Sì. Poi Dio disse le acque sotto il cielo siano raccolte, ancora è il Dio che fa, il Dio che crea, il Dio che opera sulla creazione ed è ancora Elohim. Vai avanti. Poi a un certo punto, al verso 26, Dio, perché ancora è il Dio che crea, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Qui ancora Elohim, perché è il Dio che crea, l'uomo non c'è ancora, lo sta creando. Vai avanti, guardate che meraviglia. Siete pronti a qualcosa di bellissimo. Così furono compiuti, ripetetelo come furono compiuti. I cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò. Ogni cosa è finita e il Signore si riposò, non perché era stanco, ok? Indica soltanto che il Signore ha finito ogni cosa. Dio benedisse il settimo giorno, lo santificò perché in esso si riposò. Ascolta qui. Lo benedisse, lo santificò perché, ripetete come perché. Siccome si era riposato, lo ha benedetto e santificato. Ascolta, la santificazione non viene dall'operare, la santificazione viene dal riposare nel riposo di Dio. Lui ha santificato nel riposo. La religione ti dice: no, tu devi sforzarti di santificare. No, tu devi riposare nel lavoro finito. Gesù ha finito l'opera per me. E io vivo nel suo riposo, quello la Bibbia la chiama santificazione. Vai avanti. Avanti, avanti, avanti. Avanti, non so perché ogni tanto mi risposta. Vai avanti. Avanti, vediamo se lo trovo, se no ve lo cito. Vai avanti. No, mi toglie anche ieri sera l'ha fatto, infatti prima ho dovuto rimettere delle slide, ve lo cito a voce. Dopo che ha finito di creare ogni cosa. Se andate nella vostra Bibbia, torna pure indietro, 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 indietro. Ok. Se andate al verso dopo nella vostra Bibbia, la Bibbia dice: Dio il Signore, e da questo momento in poi non c'è più solo Elohim, c'è Dio il Signore, Dio il Signore, Dio il Signore. Perché? Perché dal momento in cui lui ha finito l'opera, e l'uomo viene messo nell'opera finita, inizia una relazione. Allora non trovi più Elohim, trovi Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Yahweh, perché? Perché inizia una relazione con l'uomo e non trovi più solo Dio. Dio è fin quando lo crea, ma dal momento in cui lui soffia l'alito di vita e l'uomo diventa una creatura vivente, la Bibbia comincia a dire: Dio il Signore. Dio il Signore, perché? Perché inizia una relazione con l'uomo. Ma ricorda questo, la relazione è il frutto di un lavoro finito. Solo dopo che la Bibbia dice furono compiuti, Dio si riposò, lo Spirito comincia a chiamare Dio, Dio il Signore, Yahweh è il Dio di relazione. Solo quando entri nel riposo, tu vivi la relazione. Solo quando credi nel tutto compiuto tu vivi una relazione. Perché? Perché tu non puoi vivere una relazione finché ti sforzi per ottenere qualcosa. Quella non è una relazione, quello è clientelismo. Io faccio per avere.
Io do la decima perché almeno il Signore mi dà. È vero che questo principio funziona, però questo non è vivere da figli. Io faccio il cliente, io do perché almeno il Signore mi dà. E finché tu vivi così, tu non sei in una relazione. È solo dopo che furono compiuti i cieli e la terra e dopo il riposo che la Bibbia per la prima volta dice Elohim Yahweh. E inizia la relazione. La relazione inizia nel tutto è compiuto. La relazione inizia nel riposo. Non è meraviglioso? Amen. Solo lì, quando credi che Gesù ha finito tutto il lavoro per te. Completamente, non manca assolutamente nulla e puoi dire adesso io voglio vivere nel riposo, anche se mi affatico, ma vivo nel riposo di sapere che non devo conquistare niente e che sono già benedetto di ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E questo mi porta in una relazione, non più a lavorare per... Domanda, il figlio maggiore era in una relazione con il padre? No, era un servo, da tanti anni ti servo, è il figlio minore che entra in una relazione. E perché? Perché il padre portò il vitello di grano che doveva essere ucciso perché lui venisse riportato nella famiglia. È attraverso il sacrificio di Gesù, il completo e finito sacrificio di Gesù, che tu entri in una relazione con il Signore. Amen? Attenti, la relazione è la chiave della rivelazione. Sveglia la persona accanto a te. La rivelazione è il frutto della relazione. No relazione, no party. No relazione, no rivelazione. Amen. Via, ve lo faccio vedere nella Bibbia. Visto che abbiamo scomodato la donna samaritana, vai avanti. In Giovanni 4, guardate che meraviglia. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo, ripetete con me la parola giudeo. Chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. Infatti i giudei non hanno, vedete? Qui la chiave è la relazione. Come mai tu hai con me una relazione che gli altri non hanno? Oh, nessuno potrà essere in una relazione con te migliore di Gesù. Nessuno. Amen, nessuno. Come mai tu, che sei giudeo, i giudei non hanno buoni rapporti con i samaritani? Perché tu che sei giudeo, e che cosa inizia? Inizia un dialogo. Guardate, vai avanti. Vado veloce. Gesù le rispose, vedete, se tu conoscessi Jonathan, se tu conoscessi il nome di Dio. A proposito, Jonathan è Yahweh Natan, non Elohim Natan. Yah Natan, Yah e Yahweh è la relazione. Gesù non è solo il dono di Dio, Gesù è il dono del Signore. Amen! È il dono di un padre che attraverso di lui vuole una relazione con te. Ah, è meraviglioso. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è? Che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato. Ascolta, non dice e forse. E se ti santifichi abbastanza, ti do due gocce d'acqua. Tu avresti chiesto e io ti avrei dato. Come la chiamate questa? Relazione. Guardate la risposta della samaritana. La donna gli disse, Signore, attenzione, questo Signore non è Signore Dio, è come l'inglese Sir. Ok? Attenzione, da giudeo a sir. Quale è di più? Sir. Ok? Vai avanti. Egli le disse, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù le disse, bugiarda. No. Ascolta. Mettilo in una chiesa. Il pastore sa che tu hai i tuoi giri e tu li menti e cosa ti dice? In fondo alla chiesa. Gesù la prima cosa che le dice è hai detto bene. Cioè le fa un complimento. Ok? Prima lezione. Quando devi riprendere qualcuno, prima fagli un complimento.
Perché se tu parti subito, hai mentito. Ascolta, cosa fa la persona? Si chiude. Guarda la grazia di Dio, hai detto bene. Non ho marito, perché hai avuto 5 mariti. E quello che è ora non è tuo marito, qui ha la corretta. E guardate come finisce. Ciò che hai detto è vero. Inizia con un complimento, finisce con un complimento, in mezzo mette la riprensione. Quando riprendi qualcuno, racchiudilo sempre in due fette di grazia. Amen. Questa è la sapienza di Dio. Capite? Questa è la sapienza di Dio. Voglio dire una cosa. Io sono d'accordo con quanti dicono che non dobbiamo diventare fanatici della lettera. È vero che la parola di Dio si è fatta carne. Sono d'accordo anche con Mario Marchiò quando dice la parola si è fatta carne, non carta. Però vorrei aggiungerci una piccola cosa. Quando tu dici che la parola si è fatta carne, cosa stai usando? La carta. E per dimostrare che non dobbiamo vivere della lettera, devi andare alla lettera. Perché se non hai la lettera, non hai una base della fede. Quindi date sempre grande onore alla parola di Dio. Amen. Ok. Attenti, La donna gli disse, Signore, vedo che sei un giudeo. Sir, cosa sta aumentando? La rivelazione su Gesù. Più continua la relazione e più la rivelazione aumenta. Non è meraviglioso? Più tu curi l'intimità con Gesù e più tu lo conoscerai sempre meglio. Ma non finisce qui. Vai avanti. La donna lasciò dunque la secchia, su questo ci predico oggi, se no finisco tutto qui e poi a Brescia non... Se ne andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il giudeo, sir, profeta, il Cristo. Qua, Pietro ci è arrivato per rivelazione diretta, vi ricordate? A volte la rivelazione è un lampo, a volte la rivelazione è progressiva, ma la rivelazione è il frutto della relazione. Più tu curi la relazione con Gesù e più la rivelazione aumenta. Fate un applauso al Signore. La gente uscì dalla città e andò da lui, non da lei. Ed è meraviglioso perché quando arrivano da lui dicono così. Alla donna, non è più per la tua parola, è perché noi stessi abbiamo visto e conosciuto che costui è il salvatore del mondo. Pensate dove arriva la relazione. E siamo in Samaria, e non è il tuo background religioso, è la relazione che hai con Gesù. Vai avanti. Jonathan disse al suo giovane scudiero, vi ricordate, andiamo verso questi incirconcisi perché nulla può impedire al Signore di salvare. Ripetete com'è salvare. Con molta o con poca gente. Un esempio di poca gente. Vi ricordate in Atti capitolo 17, mi pare sia. A Tessalonica, dove poi nascerà la chiesa di Paolo, un gruppo di persone dicono, coloro che hanno messo il mondo sotto sopra, ve lo ricordate? Sono arrivati anche qui. Quanti erano? Due. Paolo e Sila, non dipende da quanti sei. Quando c'è Yahweh, il Dio di relazione, tu sei sempre in maggioranza. Ed ecco perché oggi nella Chiesa c'è troppo Dio e sparisce la parola Signore. Io non lo sento chiamare più Signore. Sento solo Dio, Dio, Dio. Sai qual è il sintomo? Non è un problema solo della scelta di parole. No, 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 no. Dio indica il Dio potente, il Dio che fa, Signore indica la relazione. Vi ricordate in Giovanni 20 quando Gesù fa vedere le mani e il costato a Tommaso e gli dice metti le tue mani nelle mie piaghe. Qual è la risposta di Tommaso? Mio Dio e mio Signore? No! Mio Signore e mio Dio. Prima mio Signore. È una relazione che ho riscoperto. Tu prima sei il mio Signore e poi sei il mio Dio. Oggi invece per la Chiesa è Dio, Dio, Dio. Sai cosa indica? Che non c'è relazione. C'è improvvisazione, si vuole il Dio dei miracoli, ma non c'è rivelazione. Ecco perché nella Chiesa c'è poca rivelazione. E le parole sono il sintomo. Dio, 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 Gesù quasi più.
Signore, poi è scomparso, ma noi dovremmo tornare. Quando ti ricordi in Giovanni 20, quando Giovanni vede sulla riva Gesù che dice gettate dalla parte destra e troverete, dopo che hanno raccolto, qual è il grido di Giovanni? È il Signore. Amen. E c'è qualcosa dentro di te quando chiami Gesù il Signore. Io amo tantissimo il Vangelo di Luca, soprattutto perché il Vangelo di Luca è il Vangelo dove Gesù è più intimo, perché è il Vangelo dello Spirito. E dove c'è lo Spirito c'è sempre intimità, profondità, relazione. Spesso dice il Signore entrò in città, nemmeno Gesù, il Signore. È vero che Gesù è Dio, ma la Bibbia non dice che il grido dello Spirito è Gesù è Dio. Gesù è il Signore perché è il Dio di relazione. E la Chiesa deve recuperare la relazione con Gesù. Amen. Questo salvare non vuol dire solo quello che per noi, che noi abbiamo la fissa, la salvezza e la liberazione dall'inferno, certo, è anche questo, ma non è solo quello. Dopo che tu sei stato salvato una volta e per sempre con la vita eterna, tu ogni giorno hai bisogno che il Signore ti salvi. Hai bisogno che ti salvi dalla paura, hai bisogno che ti salvi dall'ira, hai bisogno che ti salvi dall'incredulità, hai bisogno che ti salvi dalla malattia, hai bisogno che ti salvi dalla depressione e soprattutto abbiamo bisogno che ci salvi da noi stessi. Amen. Ogni giorno Lui è il nostro Salvatore in qualcosa. E adesso vi faccio vedere una cosa meravigliosa. Siete pronti? Vai avanti. Oh, questo è per le donne. Davide, che conosceva molto bene l'intimità e la relazione col Signore, al Salmo 42,5, guarda come se lo segnano. Ma le sorelle come... E fate bene a segnarvelo, perché da questa sera ci saranno alcune disoccupate, saranno le vostre estetiste. Siete pronti? Salmo 42,5. Guardate un esempio di come Gesù è il nostro Salvatore ogni giorno. Perché ti abbatti, anima mia? Vi è mai successo? Gesù è la salvezza nei momenti di abbattimento. Perché ti agiti in me? Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Attenti, qui dice, Egli è il Salvatore e il mio Dio. Ma io non ho mai capito perché la Bibbia italiana deve tradurre così. Sapete qual è la traduzione? La Bibbia inglese traduce alla lettera, la King James Version, sì, traduce correttamente. Sapete qual è dall'ebraico la corretta e letterale traduzione? Egli è il salvatore del mio aspetto. È il salvatore del mio viso. La Bibbia dice, guardano a lui e il loro viso è raggiante. Anche per i maschi. Lascia stare il Botox, il Tritox. Ascolta, le persone che hanno una profonda relazione con Gesù, lo vedi dal viso. Lo vedi dagli occhi. C'è una luce che esce. E quella non la puoi sistemare con l'acido ialuronico. Io non credo nell'acido ialuronico. No, no, non ci credo. Nella baggianata è Nivea alla fine, l'acido ialuronico. No, Gesù è il, dice la Bibbia inglese: è the savior of my countenance, del mio viso, del mio aspetto. Wow, vai avanti. Guarda che meraviglia, voglio dirvi ancora qualcosa su Gesù. Poi arrivo e li chiudo. Al titolo, ma ci dobbiamo arrivare piano piano. Vi ricordate quanto sono importante per te? Sì, tutti sappiamo che siamo importanti per il Signore, ma quanto? Solo nella rivelazione della parola di Dio lo puoi capire, altrimenti è un concetto, ma i concetti non cambiano la vita. Se io ti dico Dio ti ama, non ti cambia la vita, vero o no? Ma se tu lo vedi nella parola, oh. Perché c'è vita che esce dalla sua parola. La sua parola è una sorgente della vita di suo figlio. Ogni volta che si apre, la vita di Gesù viene rovesciata dentro di te, il tuo viso. Amen. Prossima volta che torno facciamo il controllo dei visi.
Malachia 4:2, guardate che meraviglia. Così finisce il Vecchio Testamento, ok? Malachia 4 è l'ultimo capitolo e il Vecchio Testamento e il Nuovo finiscono nello stesso modo. Il Vecchio finisce con spunta il sole di giustizia e il Nuovo finisce con spunta la stella del mattino. Ma per voi che avete timore del mio, quale nome? Yahweh. Oggi potremmo dire Gesù. Nel nome Gesù c'è Yahweh. Ok? Pensa che alcuni dicono, ma il Dio del Nuovo Testamento non è il Dio del Vecchio Testamento. Il nome Gesù, quel Ge è Yahweh. Amen? Yahweh è salvo, è lo stesso Dio. Ma per voi che avete timore, timore vuol dire onore, vuol dire, non paura, vuol dire relazione, vuol dire onorare, ok? Glorificare, amare teneramente il mio nome, spunterà il sole di giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. Perché di notte, ora noi lo stellato non lo godiamo più come si godeva un tempo, perché con le luci che ci sono vediamo un millesimo delle stelle. Per vedere le stelle devi andare nel deserto. Vai nel deserto e vedi. Io quando esco in barca, perché esco molto presto, la mattina è buio, quando sono lontano da terra, sono miliardi di stelle, è una cosa meravigliosa. Però, ascolta, in mezzo a quelle stelle ci sono delle stelle super giganti. Betelgeuse, ad esempio, Antares, il Canis Major, ci sono delle stelle che sono 1.000 volte più grandi del Sole. Sono bellissime. Andromeda, le galassie di Andromeda, è una cosa meravigliosa. Stella polare, Sirio. Ma ascolta, tutta questa bellezza, appena si alza il sole, sparisce. C'è. Non so se lo posso dire io di. Poi lo taglio, ok? C'è una poesia, voi direte non è Bibbia, ho capito, ma la bellezza è bellezza lo stesso. Fatemi, visto che parliamo di greco. C'è una poesia di Saffo, poi ora diranno Saffo, l'amore saffico, mi faranno tutte le storie. Come se quella porcata che guardano loro alla televisione fosse meglio. Che poi anche la storia di Saffo non mi è capire, lo sapete. L'amore saffico, Saffo era innamorata di un uomo. Probabilmente sapete chi era, il poeta Alceo. Ma lasciamo stare. Saffo scrive una poesia di cui c'è rimasta una piccola parte che dice in greco così. Asteres menanfi kalan selannan, apa cru più Toisi faenno neidos. Le stelle intorno alla bella luna nascondono il loro volto quando essa risplende piena sopra la terra. Di cosa parla? Saffo aveva un tiaso è una scuola per giovani ragazze che poi devono sposarsi e imparano a fare le mogli, le madri. Aveva un tiaso e probabilmente lei aveva tra queste ragazze una che era bella particolarmente e dice: così come quando la luna è piena, tu intorno le stelle non le vedi più perché sono coperte dalla luce, così tutte le fanciulle intorno a questa ragazza spariscono davanti alla sua bellezza. Pensate che meraviglia. Ecco, la stessa cosa è qui. Tu vedi miliardi di stelle, ma quando il sole sorge, spariscono. Nel Vecchio Testamento ci sono delle stelle bellissime. Mosè, Elia, Giosuè, Abramo, Giuseppe, ma quando arriva Cristo, tutto il resto sparisce, rimane solo lui. Solo lui. E tu oggi esci, guardi, che cosa vedi? Vedi le stelle? No, ci sono stelle là che sono più luminose. Il sole è una stella. Sapete, il sole è una stella? Non siete complottisti. Il sole non è una stella. Il sole è una stella. È una stella, è una nana gialla, quindi è una delle più piccole. Ascoltate, il creato ci parla del nostro Signore. Ci sono delle stelle, Betelgeuse è una supergigante rossa, Rigel credo sia una bianca azzurra, sono stelle che il sole accanto sparisce secondo la carne. Perché le persone dicono: sì, vabbè, ma Gesù, ma Mosè ha portato fuori il popolo di Israele. Sì, Gesù, ma secondo la carne. Ci sono state. Elia faceva scendere il fuoco dal cielo, mica Gesù ha fatto scendere il fuoco dal cielo, magari per qualcuno avesse fatto scendere. Questo poi lo leviamo. Secondo la carne ci sono cose più grandi, ma secondo lo spirito, Gesù è venuto come un bambino.
Il nostro sole è piccolo, ma quando brilla in tutta la sua luce, anche le cose, secondo la carne, più grandi spariscono. Ve lo posso far vedere nella Bibbia? Vai, vai, vai. 2 Corinzi 3. Ora, se il ministero della morte, la legge, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, come le stelle, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. La grazia, quando sorge Gesù, la grazia, tutto il resto scompare. Non rimane nulla, c'è solo il sole di giustizia. Diamo un applauso a Gesù. Vai avanti. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Salmo 147,3. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato, ripetetelo con me. Fascia le loro piaghe. Ok? Adesso guarda il verso dopo, verso 4. Egli conta il numero delle stelle. Hai idea cosa vuol dire contare il numero delle stelle? E le chiama tutte per? Ok. I nomi delle stelle le ha dati l'uomo ispirato da Dio. Se tu leggi il nome delle stelle, parlano del Vangelo anche i nomi delle stelle. Mi sono ripromesso di rifare lo studio sul Vangelo nelle stelle, ma di farlo costellazione per costellazione. Ci sono delle cose. Se vi santificate abbastanza lo farò. Ok, voi direte, qual è la meraviglia qui? Ascolta questo. Se tu guardi il cielo stellato, Davide nel Salmo 8 guarda il cielo stellato e dice: se guardo il cielo, opera delle tue mani, che cosa è l'uomo? Tu ti senti un... Come abbiamo cantato? Siamo un punto nel buio. Cos'è la terra? Un granellino nel buio. In stelle gloriose, se tu guardi e pensi alle galassie, ai triliardi di stelle, tu cosa sei? Poi dice: ascolta, che cosa è l'uomo? Perché te ne curi. E il figlio dell'uomo, perché tu te ne prenda pensiero. Secondo la carne, che cosa è di più? Miliardi di triliardi di sistemi di galassie. O te. Cosa ti senti quando vedi e pensi e guardi il creato? Nulla. Domanda, mette prima le stelle o mette prima il tuo cuore? Prima vieni tu, poi vengono le miliardi di galassie per Dio. Il primo interesse è il Signore che chiama. Chi manderò e chi andrà per noi? Tu stai chiamando. Per il Signore, prima viene quella ferita del tuo cuore e poi dopo vengono le miliardi di stelle. Quando noi invece guardiamo il creato, noi vediamo l'opposto. Ma davanti a tutto questo, io sono nulla, no? È quello che è nulla davanti a te. Guarda come te lo faccio vedere. Vai avanti. In Genesi 1,16b dice così: Dio fece le due grandi luci, sole e luna. La luce maggiore per presiedere al giorno, la luce minore per presiedere alla notte. Ascolta, e fece pure le stelle. Quante lettere sono? Quante parole sono? Sapete in ebraico quanti sono? Due. E le stelle? Quando crea l'uomo, è un pezzo della Bibbia così. La Bibbia, per la creazione di miliardi e miliardi e miliardi e triliardi di stelle, usa due parole. E le stelle? Per Abramo, il suo amico, 13 capitoli. Prima vieni tu e le tue ferite, e poi le stelle. Questo è quanto
Ma figurati se il Signore si interessa ai miei dolori. Torna indietro. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato. E non solo guarisce, ma poi fascia anche, perché almeno guarisca. Però ti rendi conto la tenerezza del Signore? Prima versa, vi ricordate, olio e vino, il buon samaritano, no? Il suo sangue, l'unzione dello Spirito, poi fascia. E poi dopo si occupa delle stelle, ma prima vieni tu. La Bibbia dedica a quello a cui l'uomo dedica secoli di scienza. Quando viene scoperta una nuova stella, wow, notizia, è stata scoperta una nuova stella. Il Signore non lo guarda nemmeno. Il Signore guarda quando una ferita è stata guarita da Lui. Lui dà valore al tuo cuore, dedica due parole a miliardi di stelle. L'uomo dà tanto valore a ciò a cui Dio dà poco valore. E l'uomo dà poco valore. L'uomo dà gran valore a sapere se ci sono due molecole d'acqua su Marte e uccide la vita sulla Terra. L'uomo dà poco valore a ciò a cui Dio dà grande valore. Quindi ricordati una cosa, tutte le volte che il diavolo nella tua mente ha detto che tu hai poco valore, è proprio perché davanti a Dio vali di più di tutti i miliardi di stelle di galassie che Lui ha creato. Non è meraviglioso? Chissà con tutto quello che il Signore c'ha da fare a governare i miliardi di galassie se pensa proprio a me. No, Lui pensa soprattutto a te. E poi a tempo perso, quando ha 2 minuti liberi, dà una sistematina all'universo. È veramente così. Non è meraviglioso? Vado a chiudere, vai. Ricordate, sono due parole in ebraico. E le stelle. Vai avanti. Finiamo, abbiamo iniziato sulla rupe, vi ricordate? Finiamolo così. Oggi il Signore, capite perché Jonathan dice così? Jonathan, perché ha avuto coraggio? Perché Jonathan ha una relazione con il Signore. E quando tu hai una relazione con Gesù, Giovanni era il più, non si può dire più intimo, professore di italiano, non si può dire perché intimo è già superlativo assoluto. Non puoi dire più intimo, è come se tu dicessi più ottimo. Intimo è superlativo assoluto. Se tu sei intimo vuol dire che più di così non si può. Intimo vuol dire che tu sei in lui e più che in lui non puoi essere. Giovanni era intimo con Gesù. Giovanni è stato sotto la croce senza paura. Non perché aveva più coraggio secondo la carne, ma era il frutto della relazione. Oggi il Signore. Davide, vi ricordate quando Davide si trova davanti a Golia? Non gli dice Dio. Il Signore ti darà nelle mie mani. È colui che io conosco bene. È colui che si prende cura di me. È colui di cui io ho scritto. Il Signore è il mio pastore. Non è il pastore, è il. Amen. Il Signore è il mio pastore. Non gli uomini non mancano di nulla. Io non manco di nulla. Ed è bellissimo, sapete perché il Salmo 23? Perché Davide parla sempre in terza persona. Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Quando tu non manchi di nulla, le cose vanno male o bene? Bene, è il mio pastore, terza persona. Egli mi guida, terza persona, in pascoli erbosi. Egli mi guida alle acque tranquille, sempre in terza persona. Mi ristora egli. Mi guida in cerchi di giustizia, egli. Poi, quando anche passassi per la valle dell'ombra della morte, tu non è più egli, è tu. È l'opposto di quello che noi pensiamo. Noi crediamo che quando le cose vanno bene, il Signore ci è più vicino. Quando le cose vanno male, lui è più lontano. Esattamente il contrario. Quando sono nella valle dell'ombra della morte, egli diventa tu. Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Nei momenti di difficoltà c'è il tu. Tu sei con me, la tua verga, il tuo bastone mi danno sicurezza. Certo, bontà e grazia mi accompagnano. Ora torna il sereno
e io abiterò nella casa del Signore, non nella tua. Torna alla terza persona. Vedete la Bibbia com'è perfetta? Nei momenti di difficoltà, cura l'intimità. Tu. Invece il diavolo ci convince, il Signore si è allontanato. No, è più vicino. Nei momenti di difficoltà, tu devi avere il privilegio che gli angeli non hanno. Gli angeli non danno del tuo addio, mai. Ti sgridi il Signore. Vi ricordate l'angelo? Non dice sgridalo. Ti sgridi il Signore. Gli angeli non danno mai del tuo addio, non possono, non hanno il permesso. Tu puoi dirgli tu, perché sei suo figlio. E c'è un potere nel tu. Tu sei il mio Signore, tu sei il mio pastore, tu sei mio padre, tu sei il mio amico, tu sei la mia salvezza, tu sei la mia guarigione. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie sulla terra. Attenzione, così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio. Per me sei il Signore, ma il mondo vedrà Dio. Amen. Vedete la scelta? A Yahweh Elohim. Il mondo vede Dio, ma non la Chiesa. La Chiesa deve riscoprire Yahweh, che è la radice del nome Gesù. Noi abbiamo una intimità con Lui. Noi siamo intimi con Lui. Gesù non ha mai chiamato il Padre Dio, tranne una volta. L'ha sempre chiamato Abba, Padre. Attenzione, non fatevi fregare. Ah no, Gesù lo chiamava Padre. Il Vangelo è scritto in greco, non in aramaico. E nella lingua greca la parola babbo non esiste. Perché per i greci non se lo sognavano nemmeno di chiamare il padre babbo. Ti immagini uno spartano che a 12 anni veniva mandato all'agogè. Lo sapete cos'era l'agogè? L'agogè era un bambino di 11-12 anni che andava fuori casa con un calcio nel sedere e andava in mezzo ai lupi. Se tornava vivo era uno spartano, se no selezione naturale. E tu a quelli gli vai a dire Abba. Volavi giù dal taigeto come un missile. Non esiste, nella lingua greca non c'è papà, non c'è babbo, c'è pater. E quindi per forza, volete la dimostrazione pratica? Dio ha mandato lo spirito del suo figlio nei nostri cuori che grida Abba, padre. Perché traduce padre? Perché in greco c'è solo la parola pater. Ma Gesù no, lo spirito dei figli, cioè lo spirito di Gesù, grida Abba. Abba non è padre. Abba. No? È solo il toscano babbo. Babbo toscano ha la radice di Abba. Sapete perché? Perché da secoli in Toscana e anche nel Veneto ci sono le comunità ebraiche più grandi. Ad esempio quella di Livorno. Io vengo dalla provincia di Livorno, la comunità ebraica di Livorno è una delle più grandi d'Italia. E questa parola Abba è entrata nel toscano. Babbo ha la stessa intimità di mamma. Immagina se tuo figlio ti chiamasse madre. È babbo, è qualcosa che quando lo pronunci le tue viscere fremono. Racconto spesso questo, poi chiudo. Una sera presi i ragazzi della mia comunità, della mia chiesa, ragazzi di 15, 17, 20 anni, e volevo far fare loro un'esperienza profonda del Signore. Le portai su in una sala che avevamo al piano superiore, la sala alta. E li misi tutti rivolti, avevamo una bellissima finestra a vetri, e dissi, voglio che preghiate, ma non chiamandolo Signore, non chiamandolo Babbo, cominciate a pregare. Dopo qualche minuto le lacrime cominciarono a scendere, mentre loro dicevano babbo, il loro cuore veniva guarito, mentre chiamavano Dio Abba, babbo. Gesù ha detto, nel Vangelo di Giovanni, nella preghiera sacerdotale, credo sia il capitolo 17, io ho dato loro il tuo nome. E il nome che Gesù ha rivelato è Abba, affinché il mio amore sia in loro
Solo quando lo chiami Abba, tu sperimenti lo stesso amore che c'è tra Gesù e il Padre, perché è lo stesso amore che c'è tra Lui e te. Ma lo sperimenti solo quando dici Babbo. Toscanizzatevi, fratelli. Credo di aver finito. Orario perfetto. Ma tu suoni. Hai sentito prima, ha chiamato il Signore. Però qui c'è il plettro. Sorella, Gesù potrebbe tornare oggi? Lì c'è la chitarra, se vuoi, libera. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. L'intimità con Lui non dipende da te. Non dipende dalla tua posizione. Dipende da Lui. E il suo desiderio più grande è guarire le ferite del tuo cuore. E questa mattina sarà una mattinata speciale per noi qui e per le persone da casa, per le ferite del nostro cuore. Io attacché shuata la patata rotassi, meshalo aganatassi. Chiudiamo i nostri occhi. I suoi occhi sono su di te. Sei il suo più grande amore. Sei la gloria del suo cuore. Sai quando nasce un bambino in una casa? Tu vai a trovare questa famiglia, magari una bellissima casa. Come il creato è bellissimo. Siete d'accordo che il creato è meraviglioso? Stamattina passavo, vedevo i campi della Lombardia, le montagne, del Piemonte. Mamma mia, che meraviglia. C'è solo la Toscana più bella. E nasce un bambino in una casa meravigliosa come il creato. E ti invitano. E tu entri in questa casa e rimani affascinato dai lampadari, dalla tappezzeria, dai divani, dalle luci. E poi vedi il bambino. E devi fare i complimenti perché... Però tu guardi ancora la casa, mamma mia. E il giorno dopo, quando vai al lavoro, non è che dici ieri ho visto un bambino meraviglioso. No, tu ieri ho visto una casa. È così o no? Ho visto una casa, la più bella che io abbia mai visto. Ma per quei genitori, ciò che conta non è la casa, è il bambino. Loro non vedono nemmeno la casa, tu vedi la casa. Loro ti dicono, vieni in camera, guardalo. E così siamo noi. Noi vediamo un creato meraviglioso e vediamo noi piccoli come il bambino. Ma per il nostro papà, nah, non contano le galassie, sì, sono belle, ma guarda lui, ma guarda Lorenzo. Signore, ma guarda che meraviglia, ah sì, le stelle, sì, sì, ma guarda Silvana, ma guarda Alessandra, ma guarda Simone. Ma guarda Antonella, guarda Daniela. Ed è la stessa cosa. Non c'è niente che lui desideri di più che contare non le stelle, ma i tuoi dolori. E lui ha contato i tuoi dolori quando si è lasciato inchiodare sulla croce.
ed ha scelto di dare la sua vita. Lui ha lasciato il cielo per te, perché tu vali più del cielo per lui. L'uomo rimane affascinato quando vede le miliardi di stelle. Il Signore rimane incantato quando vede tu, quando vede te, perché tu sei l'opera delle sue mani. Lui ti ha creato e ha detto, è cosa molto buona. Delle stelle ha detto, vide che era cosa buona, ma di te ha detto, è cosa molto buona. Ed ecco perché il diavolo odia così tanto l'uomo. Perché nemmeno agli angeli ha riservato questo, e lui era un angelo. Lui sapeva che qualcuno sarebbe stato amato di più. Lui non ha dato la vita per gli angeli. Lucifero ha peccato, siete d'accordo con me? Gesù non ha dato la vita per salvare Lucifero. Gesù ha dato la vita per salvare te. Alza le tue mani questa mattina. Quale paura puoi avere? Ma io sto passando un momento in cui non sono in linea con il Signore. Smettila. Smetti di vivere così. Smetti di vivere così. Quello è Dio. Ma non è Gesù. Non è il Signore. È proprio quando non sei in linea con Lui che hai bisogno di un abbraccio. È proprio quando sei fuori fase che forse devi dire, Signore, c'è troppa spazzatura, la chiamava Paolo, di cui io mi devo liberare. Perché se questo mette un intralcio nella relazione tra te e me, io lo devo considerare spazzatura. Io considero spazzatura tutto ciò che è un ostacolo alla conoscenza di Lui. E il Signore è qui questa mattina. Per te. E noi abbiamo insegnato, quando entri al culto, lascia fuori i tuoi problemi. Vai davanti a Dio con una bella maschera. Metti un bel sorriso finto. Lascia i tuoi problemi fuori. Se ne occuperà chi? Il Presidente del Consiglio. Lasciali fuori. Così quando esci fuori, li troverai ancora. Noi andiamo al culto per fare un bello spettacolo. Siamo tutti gioiosi. Poi quando usciamo fuori riprendiamo i problemi, mica portarli a Gesù. La Bibbia dice getta su di Lui ogni peso, ogni dolore. Vieni al culto con i tuoi problemi. E dalli a Lui. E prendi la sua gioia. Può essere Gesù tutto questo bene? No, è molto di più di quello che le mie parole povere riescono a dirti. Io non potrò mai farti capire quanto Lui ti sta aspettando e ti sta dicendo, dalli a me. I tuoi pesi, dalli a me. Le tue paure, dalli a me. I tuoi dolori, dalli a me. E prendi la mia pace, prendi la mia guarigione, prendi la mia libertà. E mentre io sono inchiodato sulla croce, tu vai e vivi una vita abbondante. Quando vai a Lui, vai con i tuoi problemi. Davide nel momento dell'ombra della morte dà il Signore il tu, non più del egli. Ha fatto la religione più danni nella nostra vita, di quelli che il diavolo stesso sarebbe riuscito a inventarsi. E non puoi tenerle tutte e due. Ma il mio consiglio è scegli Gesù, scegli la parola. Non la tradizione, la parola, perché Lui è la parola per te, per i tuoi dolori. Metti la tua mano sul tuo cuore questa mattina, perché questo cuore che è sotto la tua mano, per il Signore vale più di tutto il suo creato. E Lui non si scandalizza di te. Lui ti salva da te. È questo che Jonathan diceva, il Signore può salvare con poco o con molto, ma Lui vuole salvare. Lui vuole salvarti oggi da quello che oggi ti pesa. Non che tu lo lasci fuori, che tu vada da Lui. Quella donna andò da Lui con il vaso pieno di profumo, era il suo lavoro peccaminoso, signori.
Non lo nascose, poi andò vestita con l'abito della domenica. Andò da lui così come era, vestita come una prostituta. E il religioso diceva, se fosse un profeta, saprebbe che razza di donna è questa. Lascia stare, quella donna non l'ha nemmeno ascoltato. Vi ricordate? Perché? Perché quando il sole brilla non vedi altro. Non lo senti nemmeno Simone il fariseo che parla. Quando Gesù è davanti a te, quando il sole si alza, le stelle scompaiono, le galassie scompaiono, i problemi, le chiacchiere, tutto scompare quando c'è Lui. Lui è il sole di giustizia, non di condanna. Lui è colui che ha la guarigione nelle ali, non la prova. Ed è qui per te. Proprio per te. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Egli può far diventare una spina, un fiore del suo giardino. Lui ha preso su di sé le spine per far fiorire la tua vita. Gesù è tutto questo bene per te. Alleluia. Signore, grazie. Anna incrinata e non spegnerà il lucignolo fumante, che le sue mani sono delicate. Le sue mani guariscono, dice la Bibbia. Nessuno è come lui. Quando lui ti parla, tu esci dalla tua tomba. Alleluia. Vorrei che alzassimo le mani. Tieni gli occhi chiusi, ma il Signore sta parlando a te, Alessandra, questa mattina. Tu sei il vaso più bello nelle mani del vasaio. E mentre io sto profetizzando su di te, vedo il capitolo 18 del libro di Geremia. La Bibbia dice che quando un vaso si guastava, lui ricominciava da capo. I tuoi fallimenti stanno nel passato. Il Signore sta facendo un vaso, non sarebbe stato il vaso vecchio. Ti dà il Signore il desiderio del tuo cuore. E in questo tempo lui guarisce il tuo cuore. Vedo come gocce del suo sangue guarire il tuo cuore questa mattina. E tu questa mattina sei per lui, quella donna al pozzo. Lui è venuto solo per te. Solo per te. Sii libera, figlia mia. Sii guarita, figlia mia. Il Signore ha visto quando per il dolore tu hai fatto dei passi indietro. Ma Lui è stato fedele con te. Più di quanto tu potrai mai essere fedele a te stessa. E il Signore arriva fino alle radici, Alessandro, fino ai dolori di tanti anni fa, fin nel grembo di tua madre, fino al momento della tua nascita. E questa mattina ogni spirito di rigetto, di solitudine, viene sradicato dal tuo cuore. Sii libera, figlia mia. Alleluia, alziamo le mani, diamogli gloria. Oh. Il levita passerà accanto al tuo dolore e andrà avanti. Il sacerdote cambierà strada. La legge non può guarirti, ma il buon samaritano, lo straniero venuto dal cielo, lui si ferma e scende. Da cavallo, lui è sceso dal cielo per portarti nella locanda, nella chiesa, qui questa mattina. E ha detto allo Spirito Santo:
prenditi cura di lei. Curala. Prenditi cura di lei. Alleluia. Alza le tue mani e dagli ogni peso questa notte. Togli quella foglia di fico che copre il tuo vero dolore. Alleluia. Abbiamo cantato, vieni così come sei al Signore. Così come tu sei. Vedo spiriti uscire dalla vostra vita, sai, questa mattina? Spiriti di abbandono, spiriti di solitudine, spiriti di rigetto. Lo spirito dell'orfano, lo spirito della vedova, spiriti di morte vanno via davanti alla sua presenza, malattie vanno via davanti alla sua presenza, infermità fuggono davanti a lui. Alza le mani perché il dolce potere dello Spirito Santo sta venendo su di te questa mattina. E non aver paura se cadi sotto l'unzione. Ricevi, 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 ricevi. Hoataya gola soa bakataya geres. Shalem tabayan koti mura simba. Nei kitiki olto yumusaiki. Shadaya dertolaya mena corto ai sakaba. Shale antoata kia. Messu ardaiene mekoa, heishva hasma katai. Grazie, grazie, alleluia. Qualcuno viene guarito, non so se qui a casa, da un problema di periartrite alle scapole. Problemi a alzare completamente le mani, a muovere le spalle. Il Signore sta guarendo questa periartrite tra la scapola, l'omero. Sii guarita, sii guarito nel nome di Gesù. Delle tendinopatie vengono guarite, problemi ai tendini, delle infiammazioni. Grazie, Signore. Grazie, 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 grazie. Alleluia. Alziamo le nostre mani. Una giovane donna viene guarita da una paura di non avere un bambino. E nel nome di Gesù questa paura se ne va dalla tua vita questa mattina e lascia lo spazio alla fede, che non è uno sforzo, è un dono. Non temere. Io mi prendo cura di te. Vedo la luce dello Spirito Santo, la rivelazione dello Spirito, liberare persone da menzogne sul Signore. E c'è una persona che ha una bugia del diavolo, che il diavolo ha messo nella sua mente, che è questa. Il Signore farà felice la tua vita, ma senza ciò che tu desideri davvero. E questa è una bugia del diavolo. Il Signore sarà fedele e ti darà quello che il tuo cuore desidera. Quando il Signore tarda è solo perché guarisce il nostro cuore. E prepara il nostro cuore ad avere ciò che Lui vuole darci, ma perché siamo degli strumenti liberi per curarlo poi. Perché i bambini si ricevono, poi vanno cresciuti. Amen? E chi meglio di un genitore che ha conosciuto l'amore del Signore, le cui paure sono state guarite, può rovesciare quell'amore su quel figlio. Quando il Signore ha detto ad Abramo, prendi il figlio che tu ami. Perché? Perché in quei 17 anni, come è stato preparato il cuore di Abramo, e quando l'ha avuto, oh, l'ha amato così tanto, perché ciò che tu aspetti, il tuo cuore si prepara ad averlo. Non disprezzare i tempi di attesa, perché il Signore in un giorno solo adempie la sua promessa. Ma prepara il tuo cuore nel tempo. È meraviglioso.
Alleluia. Il Signore sta parlando a qualcuno che ha un rammarico dentro di sé: non riesco ad amare i miei nemici, non riesco ad amare certe persone e non ci riuscirai mai. È solo il suo amore in te che lo può fare. Non puoi farlo tu. Non puoi farlo tu. Noi ti lodiamo, Signore Dio nostro, perché ogni nostra opera buona, vi ricordate come abbiamo iniziato, la compi tu per noi. Lui crea in te, ma tu cura la relazione. Cura la relazione. Tutto ciò che tu non curi, perdi. Ricorda questo, ciò che trascuri, perdi. Ma tutto ciò che curi, cresce. Alleluia. Amen. Quando prendi la parola di Dio fra le mani, mangiala. Non la studiare, mangiala, assaporala. Dire, Signore, fammi vedere i tesori che ci sono nella tua parola. Apri il tesoro per me. Voglio conoscerti. Non come tu conosci me, ma voglio conoscerti. Ed è meraviglioso. Se qualcuno vuole che preghiamo, potete venire avanti. Se invece il Signore ti sta amministrando lì, resta sotto la sua amministrazione. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie perché c'è una persona che viene liberata da un problema di labirintite. Da qualche parte in Italia. Il Signore sta liberando le tue orecchie da questa infiammazione e ti sta liberando questi capogiri che sono derivanti da questa labirintite. Sii sano nel nome di Gesù. Grazie, Signore.